Allora c'avevo questi qui, non so se possono andare bene, però adesso mi sono abituato a farlo con gli occhiali, secondo me sono troppo bella e affascinante se sto senza occhiali. Sì, è un modo per togliere, poi non avere per sottrarre bellezza. Il trionfo dell'Ivanovite, come qualcuno ha scritto su video. Il trionfo della malattia, cioè la malattia ha contagiato tutti e non c'è via di scampo. Non c'è via di scampo, nessuno se ne può liberare, sono tutti malati e non se ne può liberare. Per quello ti dico, scusa Nicola, ma per quello penso, se lui la ripudiasse le darebbe la responsabilità prima di tutto del rifiuto e poi comunque continuerebbe a tormentarla nella sua testa, continuerebbe a essere da qualche parte vivo e quindi... Avrei dovuto fare, potrei dire, potrei... Invece è morto, sicuramente. È un'altra cosa, no? Sì, sì. Per cui il pubblico sente PUM! Va a fuoco, segue gli attori, fanno TAM e va a fuoco su di lui. Quello è divertente. Cioè è divertente che muoia in un angolo, in un top. Questo è sì, in un angolino là. In un angolino là. Ma e come fa a raggiungere quell'angolino senza essere visto? Vabbè, ma perché l'attenzione c'è il trambusto, no? Dice grazie. L'attenzione però vedi, capo nel momento in cui si compone sulla diagonale scena, dottore Sasha, nel momento in cui si compone una scena con luci, posizioni, oggetti, una bella diagonale debole, non forte, una bella diagonale debole la si trova. Diagonale debole in un momento che poi con il colpo, con un morto diventa forte, quello è interessante, cioè una bella grammatica. Va bene, proviamo a cominciare dolcemente a intravedere la prima scena, Gianluca. Sono un po' di volte fin qui. Sì. Quella piange come un vitello tutto il giorno. Tutto il giorno, eh. Quella piange come un vitello tutto il giorno. Cazzo, tutto il giorno, eh. Questa qua è intelligente. Fai l'anima di vecchio con le sue copeche. Questa, invece, questa qua è intelligente, no? È umana. No, lei non annusa. Lei salta subito addosso. Mi dovete lasciare in pace. Non mi dovete offendere le orecchie con i vostri calcoli meschini. Cazzo! Mi date tutti un grande affare perché io diventi un pazzo completo! Mi dia una coltellata! O scali qualcuno! Non darmi retta. Dai retta soltanto a te stessa. Papà, lo sento. E a nessun altro. Lo sento da me che non va. Non va. Non va. Non va. Se tu sapessi la pena che provo. Da morire. Ammetterlo mi spaventa, mi mette a disagio. Papà, dimmela tu una parola buona, dimmelo tu, spiegamelo tu, che cosa devo fare? Non hai sorella. Ascolta tuo padre. Mandalo via. Che cosa dici? Ok. Questo scatto non è così. No. Qual è? Non lo so. Quando dici mandalo via? Quindi una piccola pausa. Tu sei la mia bambina. Tu sei la sola bambina che sono. Ma sì, è strano che dica sta cosa. Cara bambina mia, sei la sola bambina che ho. Quindi ti devo difendere, sarebbe, no? Devo fare qualcosa, ascolta, di coraggio, ti devo proteggere. Ascolta il tuo vecchio padre. Mandalo via. Esatto. Capito? Prendo il coraggio di dirlo. Bravo. E così bravo. Ti dà il trampolino. Mandalo via. Tu, qui. Posso avere un attimo di... Un attimo, sì. No, un attimo di pausa. Perché, chissà perché forse è la soluzione. Ascolta, tu sei l'unica bambina che ha la soluzione. Ascolta cosa vuol dire. Mandalo via. Sì. Ma che cosa dici? Che cosa no, dici? No, aspetta. Attenzione, scusa. Mandalo via. Mandalo via. Tu sei la sola bambina che ho. Ascolta tuo vecchio padre. Mandalo via. Ma che cosa dici, papà? Ma che cosa stai dicendo? Cosa succede? Cosa? Chi parla? Io, sul serio, Sasha. Ci sarà uno scandalo. Per un po' ci saranno lingue che battono e voci che corrono per tutto il distretto. Cazzo, è meglio sopportare uno scandalo che rovinarsi la vita! No, io lo proteggo. Non parlare, papà! Non parlare! Non ti voglio ascoltare! Non voglio sentire! Perché, cioè, questa cosa